Zeno D'Agostino, non so se chiamarlo già presidente dell'autorità portuale di Trieste oppure qualcosa delle prossime ore. Sì, diciamo che ci sono alcuni passaggi che vanno ancora fatti, però l'indicazione del ministro c'è stata, la regione ha dato l'assenso, per cui insomma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la nomina a presidente. Presidente, io leggo, scrivo, mi inviate che il porto di Trieste sta facendo dei buoni passi in avanti per quanto riguarda traffici, strutture, Porto Vecchio, traffici ferroviari eccetera. Ci siamo? Confermo tutto quello che hai appena detto, nel senso che le cose stanno andando bene. Tra l'altro sta andando molto bene anche l'aspetto di nuove infrastrutture. Io non sono uno che ama parlare molto delle infrastrutture, però in questo momento il porto è tutto un cantiere, ci sono tutta una serie di iniziative, tra l'altro in maggior parte finanziate dal privato, per cui Molo Quinto, Molo Sesto, piattaforma logistica. Tra un po' con RFI chiuderemo il protocollo finale per la progettazione della nuova stazione di Campo Marzio e quindi, visto che ho sentito giustamente il Ministro parlare oggi di capacità di prevenire il male, no? da buon medico diceva bisogna prevenire, penso che in questo momento stiamo facendo tutto ciò che serve per prevenire quella che è una domanda che su Trieste si sta realizzando e concretizzando in tutte le sue forme, in tutte le sue forme sempre più importanti. Un'ultima domanda, Presidente. Ha parlato il Ministro di auspicando sinergia fra i porti. È possibile questa sinergia ed eventualmente come? No, ma secondo me ha fatto proprio ragionamento e riferimento all'Alto Adriatico, no? Ecco, io penso che il fatto che un Ministro, che il Governo si ponga il problema, insomma, e l'auspicio che tra porti si collabori, penso che sia importantissimo, soprattutto tra noi dell'Alto Adriatico. Io devo dire la verità, andrei anche più in là, nel senso che noi avremo bisogno anche di collaborare anche con gli altri porti degli altri stati dell'Adriatico, perché noi al contrario degli altri mari abbiamo anche questa competizione con gli altri porti, quindi l'auspicio del Ministro viene raccolto in toto e addirittura sarebbe auspicabile che come governo italiano si cercasse di creare un tavolo anche con la Slovenia e la Croazia.